per ballare stasera. Senza di loro ci saremmo trovati un attimo nei guai perché non sapevamo dove andare a parare. Poi volevo spendere due parole sull'origine dei balli latini americani. Qualcuno di voi sa per caso che sono nati dagli schiavi che lavoravano per gli spagnoli? Ad esempio il ballo del merengue, quello trascinato, si dice che sia stato inventato da uno schiavo che dopo essere insorto contro gli spagnoli fu ferito alla gamba e quindi nel ballare la trascinava. Parlando sempre degli schiavi, volevo citare qualche riga dal diario di Darwin. Il 19 agosto lasciamo finalmente le spiagge del Brasile. Grazie a Dio non visiterò più un paese di schiavi. Anche oggi, quando sento un grido lontano, mi ricordo con penosa vividezza i miei sentimenti quando, passando davanti a una casa vicino a Pernambuco, udì i gemiti più pietosi e non potevo fare a meno di sospettare che qualche schiavo venisse torturato, benché sapessi di essere impotente come un bambino, anche per fare delle semplici rimostranze. Ho visto un ragazzo di 6 o 7 anni colpito per 3 volte con una frusta prima che potessi intervenire sulla testa nuda per avermi portato un bicchiere che non era del tutto pulito. Vidi suo padre tremare a una sola occhiata del padrone. Fui testimonio di queste ultime crudeltà in una colonia spagnola nelle quali si è sempre detto che gli schiavi sono trattati meglio che nelle nazioni portoghese, inglese ed altre europee. Personalmente mi farebbe piacere conoscere i pensieri di Darwin anche riguardo all'era moderna. Visto che civilizzazione e sviluppo culturale non hanno cancellato dalla parola negro, quell'ombra di disprezzo e repulsione, forse il grande scienziato si chiederebbe com'è possibile che delle persone tanto diverse, separate da un oceano, migliaia di chilometri più qualche centinaio d'anni, apprezzino e danzino la stessa musica. Io credo giungerebbe la conclusione che oltre le apparenze, oltre il colore della pelle del luogo di nascita o il ceto sociale, le persone godono di stesse passioni e patiscono gli stessi dolori. Gli schiavi ballavano nonostante le angherie, quei pochi momenti di libertà concessi loro li passavano condividendo la gioia della danza e questa stessa musica. Beh, ascoltatela col cuore e forse vi parlerà di libertà e uguaglianza fra tutti. Vai Paolo! Ok, dopo questo intervento saggio, ok, ci...